Intervista ad Antonio Paiola, il doppiatore di Kido Koro nella serie L'incantevole Crimi. Buongiorno. E come hai intrapreso questa professione? La professione dell'attore o la professione del doppiatore? Entrambe. Entrambe. Allora, l'ho intrapresa prima facendo l'attore di teatro, facendo una regolare scuola d'arte drammatica quando ero giovane, e poi sono andato a fare teatro e dopo 20 anni, per questioni di famiglia, io lavoravo principalmente a Roma, però sono di Milano e ho dovuto fermarmi nei primi anni 80. E per fortuna in quel momento si stava ampliando il doppiaggio, che fino allora era sempre stato fatto a Roma, perché nasceva Mediaset, che allora era Fininvest, che allora anzi più semplicemente Canale 5, e quindi c'era bisogno di molta gente che doppiasse, e quindi si è cominciato a doppiare a Milano. E alcuni miei colleghi avevano capito che quello era un settore di sviluppo, avevano aperto degli studi di doppiaggio e molto carinamente mi hanno chiamato perché avevo bisogno di lavorare, perché mi sono fermato. E lì ho cominciato nell'81, credo. Poi, quando queste ragioni sono cessate, nell'86, poi le ragioni era che dovevo curare mia madre, che era sola, era malata. E io non ho più voluto tornare in giro, mi chiamavano per tornare a fare teatro e così, però ormai mi ero piazzato nel doppiaggio, mi piaceva molto, ero molto stimato e anche molto amato, e allora ho detto ma no, mi fermo, e io sono andato avanti. Ma la prassi in genere vengono fatti dei provini, i direttori di doppiaggio che ci conoscono sanno il parco voce che c'è a Milano, pensano che magari su quel determinato personaggio sia giusto un determinato attore, allora ne chiamano due o tre per ogni personaggio, sui personaggi principali si fanno i provini, e in genere però poi dopo questi provini vengono mandati al committente, e il committente, cioè Mediaset o la Rai, che sceglie poi le voci. I provini a volte sono anonimi, nel senso che perché il committente non sia influenzato, non sa di chi è quella voce lì, sente soltanto una voce e dice sì, quello, ecco. In genere è così, poi magari ci sono anche altri giri che non conosco. Se ho trovato differenza a doppiare un cartone animato rispetto a un telefilm con i personaggi in carne ed ossa, ma sì, non so come dire, è che il doppiaggio è una specializzazione, per me almeno, è una specializzazione della professione dell'attore, e il doppiaggio dei cartoni è a sua volta una specializzazione della professione del doppiaggio, perché bisogna avere un certo tipo di predisposizioni nel modificare le voci, perché a volte si doppiano delle cose strane, per esempio, sono cose che tra di noi diciamo ridendo, capita di doppiare una pozzanghera, una carota, una patata, oppure non so, un coniglietto, e allora bisogna avere le capacità di inventarsi delle voci, delle cose, ecco, questa è la prima differenza rispetto a un telefilm o una soap con i personaggi, con gli attori in carne ed ossa, che invece si usa la propria voce in genere, e poi è molto più faticoso, ecco. Molti quelli che vedono il cartone, è molto più faticoso doppiare un cartone, proprio perché molto spesso non si doppia con la propria voce, molto spesso bisogna gridare sempre, perché succedono le cose più strane, la gente salta per aria e bisogna gridare, urlare, quindi è molto faticoso doppiare un cartone animato. Cosa ricordo di quando mi chiamarono a doppiare L'incantevole Crimi? Ma intanto sono passati 20 anni, penso che la gente che vedrà questa intervista deve rendersi conto che sono passati 20 anni, e questa cosa qui che è arrivata è una cosa che mi ha sorpreso molto, e anche vedendo anche dei pezzettini che voi mi avete fatto vedere mi ha anche intenerito, perché ho sentito la mia voce più giovane. Ha ragione, non ci sono scuse, è colpa mia. E quindi ricordo che sono stato chiamato a fare, come dicevo prima, un provino,
E mi è venuto in mente, vedendo adesso, che automaticamente il personaggio, così come era disegnato, ricordava un po' Woody Allen, poi era uno sfigato che gli andavano tutte male, così, e automaticamente è venuta una cosa un po' alla Woody Allen, cioè alla Woody Allen che siamo abituati a sentire noi in Italia, doppiato da quel grande doppiatore che è Leonello. Certo, io, per carità, molto indegnamente, ma è stata una cosa automatica, non è stato un... automaticamente. Perché in genere, quando, a me non mi succede così, quando si vede sia in un film con un umano o con un cartone, ti viene automatico di adeguarti a quella faccia lì. Oh, Creamy, sei stata bravissima. Non ti scordare di chiamarmi domani pomeriggio. Senz'altro, ma adesso devo correre a casa. E la voce viene fuori da sola, in qualche modo. Sì, si prova magari. Ma insomma, a me succede che se vedo un certo tipo di faccia, mi viene da dire, ma questo qui si può farlo così. Ecco, e lì con Creamy è successo questo, ecco. Più in fretta, avanti! Io non so spiegare perché, ma forse perché era doppiato bene, anche perché mi pare di ricordare che Creamy fu il primo personaggio di una serie, di serie in cui c'era al centro della storia una bimba con dei poteri magici, una bacchetta. Fu la prima, perché poi dopo ci fu la magica Amy, ci furono altre cose a cui ho partecipato, altre a cui per esempio non ho partecipato. Non lo so dire perché, forse perché è doppiato bene e sono personaggi simpatici, forse perché l'abbiamo, forse perché il mio personaggio piace e la gente lo vede perché ci sono io. Voglio fare il presuntuoso. Oh, sta iniziando il programma, mammina. Sì? Creamy, dove sei? Come? Che succede? Oh, no! Aspettami, vengo lì col camion. No, invece la Donatella Fanfani è una bravissima doppiatrice, era una bravissima doppiatrice, lo è tuttora, forse anche per quello, io penso. Sì, Donatella Fanfani, abbiamo cominciato insieme, paradossale, a doppiare, soltanto che io avevo 20 anni più di lei, e insieme abbiamo cominciato, ed è la ricordo, cioè è ancora adesso, è una persona che mi è molto cara ed è bravissima. Anche come direttrice di doppiaggio, non soltanto come... perché nel frattempo ha fatto carriera, è diventata anche direttrice di doppiaggio. Lidia Costanzo adesso non doppia più. Era perché adesso appunto non la vedo più, ma io ho fatto delle cose molto carine con la Lidia Costanzo, era un po' bizzarra, però io me la ricordo molto volentieri. Non era facile di carattere, era una donna abbastanza difficile, però secondo me, sapendola prendere bene, si ottenevano delle cose molto belle. Era anche dolcissima e secondo me era anche una valida doppiatrice. Io ho fatto anche un film con lei, come cinema. Grazie alla porta è una forza della natura. È stata per pura fortuna? Io la ritengo straordinaria, è buffissima, sa fare di tutto, fa le vocine, le vocione. Oh, quella boccaccia, capito? Ah, ecco, questo lo leggo. Sai leggere solo quello. Ti strazzo coi tuoi baffi. E prima di tutto, grazie alla porta, per me, a mio parere, è un'eccellente attrice. Attrice, nel senso, e dopodiché è anche un'eccellente doppiatrice. Raffaele Farina è un ragazzo che anche lui ha cominciato insieme a me, però aveva appunto anche lui, come la Fanfani, 20 anni di meno. È una persona, un'ottima persona, una voce bellissima. Lui non ha fatto poco teatro, mi risulta, però si è piazzato bene nel doppiaggio, perché aveva molto orecchio, poi aveva una voce bellissima, tant'è vero che adesso è un big della pubblicità, e poi è diventato un bravissimo direttore di doppiaggio, molto molto bravo, molto sensibile, e ha un modo di trattare con l'attore doppiatore molto bello. Beh, Chicco, Enrico Maggi, detto Chicco. Beh, lui è mio fratellone. Evviva, grazie, sei grasso, mi dai moltissimo. Dille che l'aspetterò all'entrata.
guerra. E mio fratellone, abbiamo fatto delle cose bellissime insieme e quindi lo ricordo allora con molto affetto. Adesso lui si è un po' staccato dal doppiaggio perché ha un impegno fisso in Canale 5 e così, però è un validissimo doppiatore, abbiamo fatto delle serie molto belle insieme. Sì. E lui è un Governale invece è un creativo. Io non ho molti rapporti con Governale perché abbiamo vite diverse così, però ho un grande rispetto di lui ed è un geniaccio, infatti lui viene sempre chiamato a fare dei personaggi strani e fa anche gli adattamenti a volte di telefilm bizzarri, di telefilm umoristici. Lui Governale scrive anche, scrive molto bene, scrive, ha scritto anche per Canale 5 situation comedy, cose di questo genere. Lui ama scrivere, è un po' un intellettuale creativo, è molto bravo e fra l'altro qui in questi pezzi che ho sentito è incredibile perché lui non era giovanissimo allora quando ha doppiato Crimi. Brava Crimi! Brava, brava, sei assolutamente divina Crimi! Però aveva una voce giovanissima proprio, qui l'ho risentita. Lisa Mazzotti è una bravissima doppiatrice. Col quale ho doppiato Crimi insieme e poi... Su, presto, partiamo! Ah, sì, subito! Questo è un suicidio. Che Dio ci aiuti! Tieniti! Io mi ricordo che lei cominciava da poco, però aveva cominciato prima di me, io tutte le volte la vedevo, la doppiare, dicevo, Madonna, ma come sei brava, lei si schermiva, però... È molto brava, trovo che ha una voce bellissima. È logico, mi pare. E allora dimmi, Kido Koro, perché stai sudando? Io sudare? Lisa Mazzotti ha doppiato una serie insieme a me, non di cartoni, con la direzione di Chico Maggi, in cui era deliziosa. Era una serie che riguardava un cavallo parlante. Era una serie di telefilm americani degli anni 50 dove la Lisa Mazzotti faceva una mogliettina americana col grembiolino che fa le torte di mele. Era una delizia, era bravissima, bravissima. E Caravelli era una persona, tanto era un bravo attore, ha fatto per tanti anni teatro e anche lui negli anni di cui parlavo prima si è fermato per fare le direzioni soprattutto, lui ha cominciato doppiando e poi ha fatto le direzioni quasi sempre fisso. Io ero un direttore che stimavo moltissimo perché è stato un maestro, perché è stato uno dei primi con metodo a dedicarsi alla direzione di doppiaggio a Milano e infatti si vede che Crimi è diretto molto bene, era molto preciso, era anche molto severo, molto molto severo e a volte era faticoso lavorare con lui perché non gli andava mai bene, bisognava ripetere continuamente, però poi alla fine c'aveva ragione lui e quindi è stata una perdita per il doppiaggio milanese, anche perché era un uomo giovane ancora, ma io mi sono trovato bene con tutti. Io vorrei dire una cosa, io sono entrato in doppiaggio qui a Milano nell'81 e per me, venendo dal teatro, che era invece una giungla di Caimani, in cui io mi sono sempre trovato a disagio, nel doppiaggio milanese io mi sono trovato come in famiglia, a parte che la maggior parte li conoscevo già da prima, così, e non sarebbe ingiusto dire mi sono trovato meglio con uno o con l'altro. Io sono stato benissimo e sto benissimo con tutti perché li sento tutti come, forse perché io vivo solo, è come la mia famiglia. Io li amo molto tutti, credo di essere amato anche da loro, credo perché ho avuto un ricovero in ospedale tre anni fa ed ho avuto una specie di plebiscito di tutti i miei colleghi, era una cosa che non sapevo più cosa fare, c'è stato una grande, anche persone con cui non ero molto in contatto perché non abbiamo mai avuto molto credo, si sono preoccupate, sono venute e questo mi ha molto commosso e mi ha fatto capire che in realtà la famiglia del doppiaggio milanese per
Mike Bauer per alcuni anni, che era uno dei personaggi principali delle varie famiglie. Poi Mike, a un certo punto, come avviene nel soap opera, ha deciso di eliminarlo dopo parecchi anni, e dopo un anno circa, che sono stato a bagnomaria, è venuto fuori questo nuovo personaggio, questo Hook, e che ho fatto ancora che è il papà di Riva, che è un personaggio famosissimo di Sentieri, e l'ho fatto per 5-6 anni, forse di più. Adesso è scomparso anche quello, e quindi a Sentieri non faccio delle cose sporadiche, insomma, però mi piaceva doppiare quelli, sì. Sì, quello me lo ricordo, soprattutto perché poi c'è stata la serie di film per i ragazzi, filmata, e allora mi ricordo che avevo doppiato questo film, che fu uno dei cartoni che ebbe più successo, e per cui decisero di fare una versione, diciamo, con umani. E pensarono, nel limite del possibile, di prendere gli stessi doppiatori. A volte non è stato possibile perché magari il doppiatore era completamente diverso, ci sottoposero dei trucchi e cercarono di metterci un po'. Infatti io ero mostruoso, esattamente come era mostruoso il personaggio giapponese, perché avevo una parruccaccia nera, avevo delle sopracciglia nere terribili, era un mostro, però insomma si avvicinava a quello che era il cartone, e l'abbiamo fatto per 2 anni, 3 anni, non so, mi ricordo, 4 serie sono state. Mi ricordo Memole Dolce Memole, perché intanto perché questo personaggio mi piaceva moltissimo farlo, che era questo nonno, io amavo fare i vecchietti anche quando ero più giovane, e poi perché accanto a me debuttava quasi la Deborah Magnaghi, che è una bravissima doppiatrice, che allora aveva 14 anni, e che ricordo con tenerezza, perché adesso la vedo, è una bellissima donna, che è madre con un bambino, e allora era una ragazzotta e bravissima, bravissima, sembrava nata davanti al microfono, e abbiamo doppiato tante tante ore insieme questo cartone, lo ricordo molto volentieri per questa ragione. Mi ricordo invece un altro che ricordo volentieri è il cardinale Richelieu in 2 serie di D'Artagnan e D'Artacan. E quello lo ricordo volentieri perché era un personaggio anche che un po' teatrale, no? Era più, anche se era un cartone, però era un personaggio che mi dava la possibilità di recitarlo. E lì la direzione la faceva proprio la Lidia Costanzo, che era molto brava, e mi chiamò lei per fare, lì credo di non aver fatto il provino, sì, ma adesso questo non me lo ricordo, so che poi dopo l'ho rifatto anche con D'Artacan, che erano la stessa storia, soltanto che erano dei cagnetti, questo lo ricordo molto, molto bene. Sì, adesso io nei cartoni in questi ultimi anni faccio molto poco, perché sono invecchiato, e allora faccio soltanto i vecchi, e non è che ci sono sempre i vecchi, perché ormai non, anni fa, fino a 10 anni fa magari io facevo anche gli eroi, ho fatto X-Men per esempio, dove facevo, questo me lo ricordo, dove facevo un cattivissimo che voleva conquistare il mondo. Adesso sono personaggi che sono preclusi, perché adesso c'è la nuova generazione, quelli che hanno cominciato quando io avevo 40 anni, loro ne avevano 20, e adesso loro ne hanno 40, io ne ho 60, e quindi fanno loro i personaggi che prima facevo io. Mi sembra giusto. E già. Allora è tutto qui. È tutto. Oh. Intervista alla voce di Kido Koro. Intervista ad Antonio Paiola. Rifare. Intervista ad Antonio Paiola, il doppiatore di Kido Koro nell'incantevole Crimi. Rifamo. Intervista di Kido Koro, il doppiatore. No. Intervista ad Antonio Paiola, il doppiatore di Kido Koro nella serie L'incantevole Crimi.